Cari spettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con la nuova puntata di Scusi, lei che prende, ovvero i protagonisti si raccontano ogni settimana, naturalmente sul salotto di Scusi, lei che prende. Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori, rieccoci per una nuova puntata. Bene, bene, vedo che è molto pimpante. Sì, stasera sono super gasata. Benissimo, forse perché gli ospiti sono assolutamente particolari? Scoppiettanti, simpatici. Benissimo, allora a questo punto io direi subito di presentare il primo ospite, che è l'ospite femminile. Come sempre a lei l'onore, grazie. Io vado a ricevere. Grazie, grazie signora Yolanda. Nel frattempo chiaramente voglio come al solito ringraziare la straordinaria disponibilità del nostro scenografo Salvo Campo, il make up di Dario Cerfolli, la nostra bella donna quadro che tra poco sveleremo sempre di più, e poi naturalmente anche la collaborazione di Luca Maugeri. Subito scheda di presentazione per quanto riguarda questa prima parte del nostro programma. La prima parte, come al solito, dedicata all'ospite femminile. Eclettica, sempre in fermento ed in movimento, coinvolgente con il suo eterno sorriso e la sua straordinaria semplicità. Una donna, un'amica, una sorella, insomma, la compagna ideale della porta accanto, dal carattere solare, energetico e salutare per tutti. A Scusi lei che prende, in questa puntata c'è Sabina Rossi. Prego, permesso. Ciao, buonasera. Benvenuta. Buonasera. Benvenuta, mi scusi. Sì. Gli dia del lei, perché così dia lei... del lei, scusi signorina. Altro che semplicità. Prego, si accomodi. Una presentazione bellissima. Ti è piaciuta? Grazie, accomodati. Sì, bellissima. Vado bene qua? Sì. Io ti posso dare del tu perché ci conosciamo da troppo tempo. Sì, però sì, per cortesia dagli del tu anche a lei, perché sennò poi mi ma si arrabbia tutta la giornata. Ma io la vedo così simpatica, allora, scoppiettante. Signorina Yolanda. Ecco. Va bene, adesso che sono autorizzata io devo fare la domanda di rito, nonché il da titolo al nostro programma, quindi scusi, lei che prende? Qualcosa analcolico, un analcolico. Un analcolico, sì. Perfetto. Ci vediamo dopo. Grazie signora Yolanda, ci vediamo dopo. Allora, io so che tu sei terrorizzata, insomma, quando si ha a che fare con un'intervista un po' particolare. No, terrorizzata, motta sugno, si dice così dalle sì, nostre, anche, dalle nostre anche, parti, anche, no? Stai tranquilla perché non parleremo di lavoro e cercheremo anche un po' tutti noi di scoprire altri lati di Sabina Rossi. E sai perché? Sai cos'è? Che è più facile fare le interviste che riceverle, sono quindi d'accordo. Voglio dire... Sono d'accordo. Ecco. Allora, la prima domanda. È. Una stazione, un treno, cosa ti fanno pensare? Ad un addio oppure ad un viaggio pieno di avventura e speranza? Beh, a un viaggio pieno di avventura e speranza, bellissimo. E soprattutto, secondo me, si ritornerà ad andare in treno. Secondo visto me che anche, qua, anche di quest'idea insomma, sono. Sì, è vero. Sì. Ma spiegami, però il treno dà un po' di nostalgia, dà anche un po' di pensieri legati al passato, un po' di nostalgia marcata. È un po' malinconico, un po' nostalgico, non so se ricordi. Ora mi sta venendo in mente il Tren de Vie. Sì, film bellissimo, film tra l'altro. Bellissimo, dove c'erano succedevano tantissime cose. Per ciò che mi riguarda il treno, io da piccolo, il treno. Sì, da quando piccolina, si partiva con la famiglia, sì, con la famiglia, con papà, andiamo in treno. Poi voglio dire, oggi il treno. Cioè, chi andare in treno. In Sicilia non lo prende più costa nessuno. Costa quanto l'aereo. È quindi, vero. Voglio dire, anzi è un lusso permettersi di andare in treno. Quindi il treno ti fa pensare alla possibilità di creare una nuova avventura, una nuova speranza di vivere altre anche sensazioni. E una volta c'era anche, adesso per esempio, i ragazzi, no? Gli studenti universitari. Una volta andavano in Interrail. Sì, ricordi? È vero. Adesso è stato sostituito il tutto dall'Erasmus. Si partiva in vacanza. Sì. Ora si va con l'Erasmus, no? Praticamente si prende questo aereo e si va nelle diverse località europee. Una volta c'era l'Interrail e si arrivava a Londra, insomma, costava Europa, poco tra l'altro. Costava poco, ci si divertiva, si dormiva mi fa negli ostelli. Mi fa pensare questa cosa che ti è capitata anche a te. No, non mi è capitata, però sono stata fortunata in un altro senso perché ho viaggiato, ho vissuto in Africa per esempio 2 anni, ma non sono andata in treno perché vai a cioè, tu hai vissuto in Africa 2 anni? Sì, non lo sapevi? No, non lo sapevo. Dottore, bellissimo, ma no, dici dove? In Côte d'Ivoire, ad Abidjan. Sì, oui. Sì, la conosco. Dov'è, scusa? In Costa d'Avorio. Ah, Costa d'Avorio, bene. In Africa.
Sì, beh, chiaro. Poi sono stato un anno vissuto in Marocco. Cittadina del mondo, cittadina del mondo. Che prendeva anche il treno quando, insomma, ovvio, capitava. Come tutte le ventenni fanno la giusta esperienza lavorativa. A proposito di ventenni, ma tu stai guardando cosa abbiamo dietro, insomma, abbiamo la tua bella immagine. Un meraviglioso quadro, sì, addobbato, abbigliato, sì, dal bravissimo visaggista che si chiama Dario Cerfolli. No, non è Dario, è Dario Loris. Sì, vabbè, io lo Dario chiamo Loris, insomma, fraternamente. E poi voglio Dario dire, ma che visaggista, ragazzi, abbiamo un visaggista con i pantaloni calati, come si suol dire. Con questi dovrebbe stare a posto del manichino, sarebbe bellissimo. Potremmo anche pensare una cosa di una questo cosa genere. La desueta. La nostra donna quadro, come al solito, straordinaria. È bellissima, con questi occhi verdi, Alexandra, con questi capelli. Bene, favolosi. Sei pronta per la seconda domanda? Già sono. Dai, morta. Allora, attenzione. Il tuo rapporto con l'extrasensoriale, paura o curiosità? Paura sicuramente. Terribilmente paura. Paura sicuramente. Comunque io credo. Io credo nell'aldilà. Si dice, leggendo i libri, che per esempio in astrologia dicono che il segno medianico per eccellenza sia il toro, il segno del toro. Bene. Sei preparatissima. Io sono preparatissima perché ho una mamma stupenda, bellissima, è bravissima, lei è appassionata, è lei la colta della famiglia. Non so. E quindi ci trasmetteva tutti questi, ci faceva leggere tutti questi libri, il terzo occhio, il terzo orecchio. Io non so se mi ricordo uno dei miei film preferiti, che poi è quello di Luciano Ligabue, che è Radio Freccia, dove che comunque esalta e sottolinea gli anni 70 in todo, io sì, li vedo perfettamente, e c'era quel personaggio che andava col microfono in mano a captare tutte le voci dell'aldilà, sì, perché io mi ricordo che ero appena nata, insomma, diciamo, non svegliamo mai l'età. Che proprio era come moda, come tendenza, che tramite questi microfoni e le radioline si doveva captare queste frequenze nelle quali poi si infiltravano le voci che venivano nell'aldilà. Poi se tutto sia vero o falso, Non si sa. Però da parte tua c'è una certa, sì, insomma, e comunque, possibilità di credere che esiste l'extrasensoriale. E comunque forte. Lo sai perché io ci voglio credere? Perché ognuno di noi, penso che voglia sperare in qualcosa di continuo. Perché dopo dobbiamo la vita. Essere da soli? No, perché dobbiamo essere da soli? Perché dobbiamo, esatto, essere da soli? Sì, sì. Ma perché dobbiamo essere soli? Non lo so. E perché? Perché siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, diceva Raffi. Infatti lei Laura, non è sola. È vero, lei è sempre ci con me, io, ma sono contento quindi che lei sia qui con me e con noi. La signorina Yolanda, io dico, mi deve dare del lei. Va bene, va bene. Allora, perché non del vuoto. È vuoi, pronta siamo con la domanda, sì, certo, signora Yolanda? Certo. Allora, mi dica. Allora, no, devo dare del tu stavolta, perché dammi la domanda del tuo, ok. Allora, il fatto che tu sia una bella donna, perché è oggettivo che è una bella donna, ti ha un po' fregato, tra virgolette, sul lavoro? Perché di solito dalle donne belle si associa sempre bellezza uguale poco cervello. Ovviamente, ovviamente. È ovvio, hai detto una cosa proprio indicativa, perché la bella ragazza, io poi quando ero giovane ero una bella velina, anzi era una, l'uomo era convinto che io fossi una velina, in effetti un po' di testa ce l'avevo, capito? E ovviamente la bellezza non può stare al vertice, non può non assumere incarichi di potere. Causa luogo comune che bellezza è associato a stupidità, quando poi non è vero. A meno che sia supportata da qualche angelo in paradiso. Ma ecco, io vabbè, ma tutti ce l'abbiamo un angelo, tutti ce l'abbiamo, non è detto, un angelo. Non tutti è detto. Abbiamo un angelo. La signora Angela ce n'ha tanti di angeli. Sì, vabbè. Due figli bellissimi. Io ne ho uno, il dottor Ettore. Ah, grazie. Lei è il mio angelo custode. Io parlo dei suoi figli che sono bellissimi. Ah, i figli sono bellissimi, ci mancherebbe. Va bene, signora, ha finito? Ci vediamo, sì, per adesso è stata sì, buona. Soddisfacente come risposta. Ci vediamo dopo con il suo aperitivo. Grazie, dopo, grazie signora Yolanda. Un'altra domanda e poi faremo una prima pausa pubblicitaria. Attenzione, perché questa è una domanda che credo ti stia ad hoc, perché tu sei una vera donna nightlife. No. Dammi una classifica dei primi tre personaggi con cui andresti volentieri a cena.
Allora, al terzo posto, aspetta, personaggi in genere del mondo dello spettacolo, dell'arte, del cinema, della musica, amici, perché puoi fare anche degli amici normali, anzi tutti abbiamo degli amici normali. Ma io non normali. Sono preparata per questa risposta. Però con la fantasia secondo me potresti con la fantasia. Sì, dai, allora, con la fantasia allora io... Tre persone. Con Superman. Con Superman. Così poi mi fa volare per Superman guardo tutto il mondo inteso all'alto. Come personaggio oppure... Clark Kent, ti piace? Superman. Però c'è morto questo. E lo faccio, però voglio dire... Vabbè, il personaggio Superman, abbiamo capito. Volevi che facevo più l'intellettuale, no? No, allora... ci mancherebbe. Allora faccio l'intellettuale. Io... vorrei andare a cena con Paolo Giordano perché è un bravo scrittore, ha vinto un premio Strega e perché è un bellissimo ragazzo. Benissimo. Con gli occhi chiari. Al terzo posto Paolo Giordano, al secondo posto chi mettiamo? Non so come mi vinni Paolo Giordano, te lo non lo giuro. So. Forse ti ispira, che ne so. Beh, io devo fare l'intellettuale. Secondo posto, al secondo posto chi mettiamo come personaggio con cui andresti volentieri a cena? Un calciatore, un calciatore. Il calciatore lasciamolo stare dove. Lasciamolo stare. Io andrei a cena con un mio carissimo amico, sì, conosciuto, conoscerete sicuramente, che si chiama Francesco Turrisi. Ah, Francesco Turrisi, François e Coccinelle. Perché è divertentissimo, vabbè, lo conosco da tanti anni, certo. Conosco sua moglie. Poliedrico, scatenato. Poliedrico, intelligente. Conosciamo bene Francesco. E lo saluto. Spero veramente di averlo una di queste prossime Io dico sempre, puntate. Dottore Tortorici, dobbiamo valorizzare i personaggi della nostra terra, sono uomini d'accordo. O donne che sia, ed è importante farlo perché la nostra terra è fucina di idee, di creatività, di gente variopinta. È vero. Ed è giusto che sia così. È vero. Sono assolutamente d'accordo. Allora, Giordano, Turrisi, amico tra l'altro, amico. Mentre al primo posto di questa ipotetica classifica con cui andresti a cena? No, non lo posso dire. Come no? Perché mi massacrano. Questo è un salotto, quindi lo puoi fare. Perché mi massacrano. Chi è? Chi è? Allora, facciamo una cosa. Sì. Andiamo a fare il bunga bunga? No, non è possibile, non mi dire che... Ma solo... Allora, abbiamo iniziato con una prefazione iniziale. Sì. La curiosità. Ma... C'è questa curiosità, ma non è che sto dicendo, la curiosità non è che deve essere sesso. Abbiamo capito, Soltanto per curiosità. Io credo che... Voglio dire, io sto al polo opposto. Io sono condivido una... questa tua scelta, quindi Giordano, l'amico Turrisi, che forse magari moltissimi è che è la mia terra, che è la tua esatto. terra, e Silvio Berlusconi. Ma sì. Sì, se è bunga bungo. Lasciamo perdere però il colore politico, la preferenza, capito? Non la curiosità ti porta ad andare a cena con Silvio Berlusconi. Sì. Benissimo. Noi ci dobbiamo accontentare della signora Yolanda, va bene pure lo stesso. Ma anche con la signora Yolanda. Ok, allora ci fermiamo. Abbiamo la prima pausa pubblicitaria, tra poco arriva anche il rinfresco per la nostra ospite femminile. Nel frattempo io guardo, osservo e mi compiaccio come al solito della creatività del nostro Dario Cerfolli, che ha disegnato questa fantasia straordinaria alla nostra Alessandra. Molto bravo, molto bravo, complimenti. Ci fermiamo, la pubblicità, a tra pochissimo. Devo salzare?